siamo a Grado, davanti al municipio, nella piazza dove agli inizi del Novecento nascerà la Grado moderna. Alle nostre spalle c'è l'Hotel Fortino, che prende il nome da un fortino napoleonico che nel 1903 viene demolita per lasciare il posto a un albergo moderno. Non era il primissimo albergo moderno, ma l'Hotel Fortino aveva qualcosa in più. Era stato voluto da Josef Maria Hockenthaler, che era un pittore austriaco viennese di formazione accademica, che insieme a molti altri nel 1907 era stato tra i fondatori della secessione viennese. Agli inizi, primissimi anni del Novecento, scopre Grado, se ne innamora, tanto da, con un grossissimo investimento economico, da fare questa operazione per l'epoca molto azzardata. La scelta era quella di costruire una pensione che aveva delle caratteristiche molto moderne, tutte le camere avevano la vista sul mare, era collocata in una posizione all'epoca molto scoperta, perché non la diga Frangiflutti con la passeggiata a mare che esiste oggi, all'epoca era molto più piccola, progettato da un architetto, Julius Mayreder, che era anche lui uno dei protagonisti della scena, dei giovani protagonisti della scena architettonica viennese, allievo di Otto Wagner e quindi protagonista della stagione funzionalista dell'architettura, lontano da certi eccessi decorativisti della generazione precedente. Un albergo molto bello per l'epoca, lo è rimasto almeno fino agli anni Ottanta, quando è stato ristrutturato nel gergo dell'epoca, e ha perso anche tutte le decorazioni a graffito che aveva in stile secessionista, che rappresentavano scene marine disegnate ovviamente dallo stesso Hockenthaler. Uno dei problemi che si pone alla nuova città balneare è anche quello dell'acqua. Non dell'acqua di mare, ovviamente di quella ce n'era in abbondanza, come c'era anche abbondanza di sabbia, con tutte le sue proprietà curative, ma c'era bisogno di acqua. Acqua da bere, acqua per lavarsi, acqua per i servizi necessari a un moderno, per l'epoca, centro balneare. Il sindaco Marchesini, nonostante i pareri contrari della sua giunta, di parte della cittadinanza, che dopo diversi tentativi aveva ormai rinunciato a trovare l'acqua scavando in profondità, insistendo moltissimo e fornendo anche di sua tasca una parte dei fondi necessari, dopo un lunghissimo carotaggio che richiede diversi mesi, a una profondità di oltre 200 metri, riesce finalmente a trovare una vena d'acqua che sgorga nella pubblica piazza tra il giubilo di tutti. Ci sono delle narrazioni di questo momento più o meno leggendarie, ma molto colorite anche di questa gioia che coglie tutti e che naturalmente apre nuove e importanti prospettive per la città. Qui ci troviamo in Piazza dell'Acquedotto, che è una zona dove i turisti praticamente non ci passano neanche, ma per noi a Grado invece è stato di vitale importanza, perché qui è stato scavato il primo pozzo artesiano di acqua dolce nell'aprile del 1900, come si vede anche dalla iscrizione sul muro qui dietro. E c'è tutta una storia dietro. Immaginate che tra i turisti arriva anche un ingegnere tedesco di Praga, bevendo un caffè. Il sindaco ha confidato le sue preoccupazioni per una località turistica già rinomata che non aveva ancora l'acqua, e l'ingegnere gli ha detto: ma non è possibile, io vi faccio il progetto, voi fate le vostre cose e facciamo i lavori. L'imperial regio decreto del 1892 fornisce una cornice, finalmente, una cornice legale a tutte le attività già in essere nella città.
Grado così diventa, anche dal punto di vista legislativo, un centro effettivamente riconosciuto di cura e soggiorno e ha così modo di essere così un punto di riferimento anche per tutti coloro, abbiamo già visto che a Vienna erano molto interessati a Grado da questo punto di vista, volessero investire sulla città e soprattutto sul suo mare e la sua spiaggia. Nel lontano 25 giugno del 1892 l'imperatore Francesco Giuseppe firmò il decreto che ha portato Grado nella posizione di luogo di cura e soggiorno. Questo possiamo dire era la partenza del turismo gradese. Naturalmente un grande secondo vantaggio era che nei anni 1902-1904 il sindaco dell'epoca, il signor Marchisini, ha portato l'acqua potabile anche a Grado. Prima di Hockenthaler, però, il barone Bianchi, alla fine proprio dell'Ottocento e poi con dei lavori che proseguiranno fino al 1902, aveva creato 5 ville, tutt'oggi esistenti, a più di 200 metri dal centro abitato. Pensare, ipotizzare di creare una grossa struttura alberghiera a 200 metri dal centro abitato, però seguendo la linea della spiaggia, era qualcosa di estremamente visionario, se vogliamo. Soprattutto quello che l'operazione fatta dal barone Bianchi era stata di pensare a una clientela molto particolare, le famiglie nobiliari che si spostavano, numerose, che si spostavano con la servitù a seguito. Infatti le cinque ville all'epoca erano state pensate come strutture isolate e autosufficienti l'una dall'altra. Questo è un vialetto oggi, come potete vedere, ben pavimentato, ci sono i turisti che passeggiano, ma non è sempre stato così. Era sterrato, era molto più stretto, tutte queste case e condomini non c'erano, non esistevano neanche le ville bianche o i primi alberghi, praticamente Grado finiva qua, c'era solo il centro storico. Poi si sviluppa questo turismo in questo nuovo luogo di cura. Si comincia a costruire i primi alberghi, tra i quali Villa Bauer era di proprietà di Eugen Bauer, che era il fratello di Adele Bloch Bauer, che forse ricorderete anche dai film, era praticamente la musa di Klimt. Tanto per dirvi chi erano i primi proprietari. Dietro di me ci sono le ville bianche, c'è la porta imperiale. Grado raggiunge 4.000 abitanti circa allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Prima, sulla metà dell'Ottocento più o meno, erano circa 2.008, grosso modo. Per cui aveva avuto già un grosso sviluppo. Con la guerra tutto si interrompe. Grado viene annessa al Regno d'Italia, ma le cose dal punto di vista turistico praticamente non cambiano, perché anche le stesse famiglie che venivano a Grado prima della prima guerra hanno continuato a venire a Grado anche dopo. Io sono guida turistica, a me è capitato di conoscere famiglie che sono qui anche da 4-5 generazioni. A Vienna si usa ancora dire wir fahren zuerst nach Grado, ansonsten ist kein Sommer. Vuol dire intanto andiamo prima a Grado, perché sennò per noi non è estate. Chiaramente non tutti i viennesi sono stati a Grado, però c'è ancora questa tradizione e spesso sono proprio loro che ci salvano il lavoro. Tenete presente che noi siamo un angolo geografico con l'Austria a 2 ore di macchina da qua, vicino c'è anche la Slovenia, adesso è una bella serata, si vede l'Istria anche qua di fronte, ma il legame è rimasto esattamente come noi o chi sa va a sciare in Austria. Quindi c'è uno scambio continuo. Noi possiamo dire che la Seepad Grado ist österreichisches Küstenland. Noi abbiamo una forte conoscenza verso gli austriaci, abbiamo circa il 65, quasi il 70% di presenze austriaci. La vicinanza verso Vienna, verso Graz, Salisburgo
gli austriaci arrivano veramente in 3-4 ore di macchina e questa affannità ha portato un benessere non solo al paese, ma anche una grande stima e amicizia con gli austriaci.